Salve ragionier Grimbaud, la saluto cara iniziente. Se vuole io sono disponibile per rovinare la sua live. Facciamolo, facciamolo. Eccolo, Dankol, attenzione. Pronto, Grimbaud mi sente, pronto. Tutto bene? Ecco, adesso la sento. Scusi Grimbaud, saluto cara iniziente. Dankol, come sta? Ma le do del lei perché vedo che c'è poca intimità, anche se comunque... Buonasera ragazzi, buonasera, buonasera. No, buonasera. Innanzitutto, caro Green, lei è un mio punto di riferimento, io in ogni mia live parto dicendo io amo Grimbaud ed è il mio punto di riferimento. Minchia, sì, sì, potevi puntare sempre un po' più in alto, No, ma infatti come punto di riferimento negativo io lo uso. Ah, ok, ok, ok. No, infatti mi sembrava... No, no, ma in realtà, cioè ci sta, comunque sarebbe giusto. Ma aspetta un attimo, allora innanzitutto benvenuto, scusa se ti ho interrotto durante la live, non volevo, ma io ogni tanto faccio queste cose. No, ma tanto io non faccio un cazzo, cioè non è che so cosa fare io. Cioè, io e lei Grimbaud siamo della stessa pasta. Vabbè, ma non so se darti del tu o del lei. No, diamoci del tu. Diamoci del tu, possiamo rompere questo muro, dai. Ma senti un attimo, ma c'è Pavarotti sulla maglietta? Ma come Pavarotti? No, mai me ne vado, scusate. No, no me ne vado. Come no. Pavarotti, no! Ma Grimbaud, ma che cazzo dici? Ma è Bud Spencer, ma sto scherzando, certo, un Nicolo, chiamavano Trinità con Terence Hill. No, certo. No, però Green, però è in una versione particolare, vediamo se lo sai. Eh sì, ok, è il padrino. Spencer, ma... Bravo. A me non mi fa ridere. Molto bravo. Certo, la cultura fa anche parte della mia indole. Ci sta, anche ci sta. Senti, okay. Dankol, ma quanti anni hai? È 38, malportati. No, perché malportati, scusa? No, perché sono grasso, proprio perché ho i capelli bianchi. No, beh, ho capito. Ma scusa, da quanto è che streami tu? Io sono 7-8 anni. Sì. Però sono da gennaio qua che ho attivato il progetto dello streamer in vetrina. E come funziona sta roba? Cioè la gente sa dove sei? Potete farvi parlare, questo si fa ricchezzi loro. Sì, sono lì per disturbare. Vabbè, ma Grimbaud è un top streamer e voi parlate streamer. No, scusi, no, perché spiego Green. In pratica ho qua due ospiti, perché diciamo che la domenica qua dove sono io non c'è grossa gente fuori, come vede. Ma dove stai? Io sono a Torino e quindi diciamo nel weekend c'è tipo 1000 persone fuori che vogliono entrare. Gli sfondo la ho visto che c'erano anche i Maranza che hanno spaccato tutto. Esatto. Invece nel weekend, diciamo oltre il weekend è un po' più tranquillo. Allora io mi invento di chiamare dei personaggi di dubbio gusto come i miei attuali ospiti per diciamo portare qualche contenuto baratroso. Dove va quello? Dove cazzo va? Altro mese se non spiego se ne va. Ma spiegami un attimo, cioè tu vai in live, ma tu vivi lì? E, allora, in pratica io ho questo studio, che si può definire studio, e in pratica mi sono creato questa idea di fare delle streaming dalla vetrina con la gente fuori che mi rompe i coglioni, quello lì è il principio di base, quindi è... Vuoi te la rompo io stavolta, facciamo di nuovo il botto, mi metto un passo montagna. No, non rompere niente. A parte il cazzo, come dice Lesica, sì. Delicatissimo, esatto. Una cosa da niente, arriva, rompe, fa, Però appunto... No, ho creato questa sorta di live IRL, ma dentro casa. Quindi io faccio lo streamer normale, però ho il disturbo fuori e l'interazione del pubblico fuori, quindi è un po' un'evoluzione. Grimbaud, mi dispiace dirlo, ma lei è un vecchio, cioè sulla piattaforma ormai. Ah, ormai, sì. Minchia, sono... Beh, tu fai le live da 8 anni, cioè allora sei decrepito. No, ma vecchio come idea, Green, cioè, come vecchio idea. Ma no, ma in realtà sta roba qua l'avevamo fatta... In realtà l'ho fatta prima di te. Questo è uno scoop. Al Samsara l'anno scorso. Siamo collegati con la postazione del Samsara dove facciamo entrare la gente. Vabbè, ma quello è copiato, Danco. Mi spiace. zitto. No, però in realtà è figa come idea. Ma senti un attimo, la gente sa dove... Nel senso, uno che ha guardato live sa l'indirizzo? Via Saluzzo 32 a Torino, in San Salvario, se volete venire. Così almeno viene Green, cioè chi è fan di Green vuole venire a salutarlo. Via Saluzzo 32? Via Saluzzo 32, sì. Quindi adesso, ragazzi, c'è qualcuno di Torino che vuole venire a salutare in live? Facciamo un esperimento. Facciamo un piccolo esperimento, vediamo se questa cosa... In maniera pacifica, non venite a rompere i coglioni, già che lo so. No, i miei fan li ho educati bene, il motto è picchiare.
Ma cioè, se nel senso passa una persona nuda, punto. È bello, no? Salgono gli spettatori, hanno funzionato. Sì, così. Però scendono completamente tutte le possibilità di avviare una carriera su questa piattaforma. Sono volatili per diabetici, nel caso sarebbero. Vabbè, cioè, ma lui ha tipo un alter ego, è così in pieno regime? No, io di base, comunque, buonasera. Buonasera, buonasera. Imita Berlusconi, da Berlusconi. Berlusconi hanno chiesto? Berlusca, vai. Io ho chiesto. Le ha chiesto lei, no? Perché tra lei e lei c'è differenza, cioè come a Palazzo Ghigi di lei, Cribion ce ne sono veramente, ma veramente tante, glielo posso pienamente garantire. Ok, ok. Cosa ci racconta Silvio? Come sta andando questa nuova politica italiana? A puttane, ormai è un po' di anni che va a puttane. Ma cioè com'è? Cambiano i tempi, ma non cambiano mai le gambe che si aprono. È una questione di caccia. Immaginavo. Infatti, la seconda domanda che volevo farle era cioè, ormai è una certa età, però si sa che il rapporto con le donne per lei è comunque un punto culmine della sua giornata. Come lo gestisce? Io come la gestisco? La mattina mi alzo, vengo sveglio, fondamentalmente, perché vengo sveglio. Okay. Sono un uomo duro nella mia vita, ma ottimista allo stesso tempo. Ah, ho capito. Quindi lascio il destino vedere quel che la vita vuole. Ok. Ma hai anche delle ragazze o solo maschi vengono lì? No, principalmente maschi. Le ragazze mi vedono e vanno via. No. Cioè, schifate. Ma no, ma è quella allora, vedi, la chiave che ti manca è quella, di avere anche le donne. Vengono, no. Ho delle arrampicatrici che vogliono partecipare. Cioè delle ragazze. Delle ragazze. Cioè. Intanto stavano dicendo, invece tu, Danco, sei sposato, fidanzato... Ma no, ma secondo te qualche ragazza mi vuole, guarda come sta. Capito, ma questa qua ecco, qua sbaglia a prescindere, Danco. Non si fa così, non è un buon modo per approcciare il genere femminile. Se già parti prevenuto... Ma no, ma perché io ho appeso il cazzo al chiodo, Green, non ho Madonna, più. Minchia. Sì, basta. Ho deciso che adesso per 5-6 anni, basta, mi dedico al web. Cioè, mi sono fidanzato col mio pubblico. Oh, scusa, cioè, allora fatti prete almeno. Cioè, No, beh, prete no, perché comunque mi seguo. Ah, beh, i preti si seguono. Scusi, io non sono un sacerdote, perché chiede a me delle riverenze? No, perché se sei prete non puoi segarti. Ma lei è credente prima di tutto? Se lei non no, è... io non credo. E allora non mi parli. Io credo in Greenbaud, credo. Oh, che comunque è una. È una giusta religione. Io la mattina mi sveglio dopo che mi sono segato e poi prego Grigio. Prima o dopo? Dopo. No, dopo, perché sennò poi penso a te e non mi seguo. 4 Ave Maria e 12 mi scadetti. E sì, tu, Danco, sei mai stato innamorato? Sì, mi ha lasciato la ragazza. No. Sì. Cavolo. Ha detto che ero troppo tranquillo e poi non ero ambizioso, quindi mollamento. E poi hai tirato su questo progetto, quindi ora... Sì. Teatri tari poi adesso ti faccio vedere io brutto. Più o meno è andata così. Adesso vedrai che vado da Greenbaud, gli avevo detto una volta. Vedrai, un giorno andrò da Greenbaud. Senza neanche che io fossi ancora sul web, già. Sì, quando sbatti la porta. Un giorno mi vedrai da Greenbaud, te ne pentirai di avermi lasciato. Cioè, ho detto figo. Quindi domani vado e glielo rinfaccio. Vabbè, c'è sempre tempo. Qual è la cosa che provi dopo un orgasmo? Sembra uno che si è autoleso apposta per avere 13.000 euro di danni dopo una station wagon passata sulla testa. No. Bellissimo. Voglio fare una domanda a Grimble. Dai, dimmi tutto. Com'è avvenuto l'inizio di tutto ciò? L'inizio di tutto ciò? Sì. Ma una figa tira l'altra. Ah, capisco. Questioni di uteri. Questioni di ormoni. Su questo canale, purtroppo, per fortuna, c'è una grande presenza di ormoni. Ah, capisco. Quindi ci sarà una puzza dentro quella stanza. Incredibile. Quando vado da Green, temo di entrare perché dico, se poi mi eccito, perché comunque il suo pubblico, le sue ospiti sono sempre molto interessanti, però a volte io devo sempre indagare sull'età. Vabbè, ma tanto ormai hai messo il cazzo al chiodo, hai detto, no? Che questa immagine non è molto bella, però. Ho detto anche. Vabbè, ma ti segui così, cioè immagino sui porno, non su. No, ma quello lì l'ho appeso per l'amore, diciamo. Ah, capito? Per il sesso occasionale ci sta. Ma no, neanche quello. Sì. Ma scusa, l'ultima volta fai conto che una ragazza è venuta, ma limonato io l'ho respinta, per farti capire il livello mio di. Questo è un stupro. No, ma scusa. Sì, una ragazza.
Una ragazza è entrata ubriaca, era stata lasciata dal ragazzo, quindi io ero il primo, sai, quando esci dici adesso la do al primo che incontro, primo che passa, ed ero io primo quel primo, solo che io non me l'aspettavo perché sono comunque timido, quindi ma limonato e io... Ma tu l'hai limonata o no? No? Non so, se vuoi c'è il video, non so se lo vuoi vedere. Ah, sì, lo voglio vedere. Con la canzone. Limoniamo subito. Dai, limoniamo. Io stampo posto. Come limoniamo? Oh, signorina, stia buona. Stia buona. Ma non è un barba. Ma cazzo! Ma scusami, ma com'è nato tutto ciò? Perché come vedi entrano persone dentro. Io stampo. Era da un po' che era stata lì, quindi... Madonna, è partita così. Era da un po' lì comunque, quindi vuol dire no, che... No, era da un minuto. Vabbè, comunque in un minuto sei riuscito a farla innamorare in un modo o nell'altro. Ma il fascino della peletta, Green. Comunque tu sai che hai già trovato il ragazzo, quindi cioè, ti metto anche... Sì. Sì, ma lei ha detto che si era appena lasciata? Giusto. Oh, le donne, fermatele. Sì, aspetti, può fermare le amiche, scusi. Ferma, ma fermale. Venga, no, grato amica. Il treno, anche l'altra, la tua amica. Ciao, ciuf, sono solo il treno. No, veramente, un botto di respect. Dai, la tua amica, per favore. Anche l'amica vorrebbe, no, veramente, cioè, è alla svolta. Allora, l'amica ti si siede sulle gambe, tipo. E l'altra sulle tue. Allora, dai, ancora. No, è arrivata la terza. Allora, in pratica Greenbaud ha sempre delle signorine bellissime. No, non mi chiedo. Hanno sempre delle amiche bellissime nelle sue live, quindi finalmente anche io ho portato delle donne di una bellezza incredibile. Oh, ciao ragazze! Siete molto carine. Quanti anni avete? Vado per i 31. Io per i 32. Ben portati. Ciao. Cioè, scusate perché di solito sono abituato da ragazze con 20 anni in meno, quindi 11-12 di solito, quindi perché Grimbald è un po' maiale. Perché non lo vediamo? No, è qua, perché qua. Sono piccolo e... è sdraiato lui, piccolo e nero. Lui fa delle live proprio dove si è sdraiato, c'ha voglia di fa un cazzo come me, capito Grimbald? Quindi scomato lì e... Green, che domande fai di solito alle tue amiche? Allora, domande sempre diverse, ovviamente, perché comunque mi piace diversificare il mio contenuto. Allora, ragazze, quando è l'ultima volta che avete fatto l'amore? domandone. È una domanda che non faccio spesso, quindi volevo farla a voi come... Dobbiamo rispondere. Cosa? Sì, dovete rispondere, sì. 25 giorni fa, probabilmente. Ah, è un timer che aggiorni ogni giorno, meticolosamente. Brava. Non lo so, lei, signorina? Io sono diventata Santa Maria Coretti. La Dorelfi? Se vuole, signorina, oggi possiamo già sfatare subito, se vuole io... Cioè, sono libero. No, scusa, ma... No, allora, lui ha... Ma scusa, dai, ma non ho capito. No, vabbè, ma che devo fare? Capito, hai detto che hai preso il cazzo al chiodo. Prossima domanda. Volevo subito... Siamo subito alla prossima, scusate, ma... io molto spesso vado un po' diretto. Siete fidanzate? No. No. No, lasciata tipo 4 giorni fa. Così okay, presto. Okay. Magari posso approfittare Green come l'altra signorina. No, Danco, ma cavolo, ma sei veramente un personaggio. Vabbè, vai. No, perché signorina, l'altra 2 settimane fa una ragazza che è stata lasciata è venuta e mi ha limonato. Non so se vuole adesso fare questo. Non vuole. Ma... Allora, ragazze. Allora, facciamo un piccolo gioco. Chiudete gli occhi e pensate intensamente al sorriso magico del ragazzo che amate o che vi piace. Vabbè, no, io mi alzo e me ne vado. Pure io. No, no, dai, non mi puoi far venire queste grigliole. No? No. Dai, è stato un piacere. Ah, così? Ma le domande... Sì. Sono state domande indiscrete. Green, sei un maiale schifoso, l'hai fatto andare via. Ma io, ma scusa, ma scusa...
più delicato, dovevi partire sull'amore. Ma scusa, ma Danco, ma ci hai provato con entrambi in un secondo? Ma io non ho fatto niente. Ho fatto vabbè, hanno rifiutato pulpare. Però, così almeno sono più tranquillo adesso, no, ad andare avanti con la siamo cosa. Più... Dai, buona ma... serata. Salve, Serena. Un saluto, carissimo. Ciao, ciao. Che figura di merda. Che... No, ma Danco, ma scusa. Green, no, non puoi. Bravo, Grima, bravo. Complimenti. Ah, era fatta, era no, non ti giuro, quella non lì si era lasciata da 4 giorni. Ah, non capisco cosa sia andato storto. Senza Grimbad quella lì me la limonavo io. No, ma vedi che oggettifichi, basta. Ma sei tu, ma tu hai fatto il porco con le tipe con entrambe. Con la prima che volevi sfatare il fatto che fosse Maria Vergine, l'altra che volevi subito essere quello che colmava il buco. Dai, io so, ho fatto delle domande pur parlé. Domande che non faccio mai, tra l'altro. Io uso la tecnica subito diretta per insomma capire se ci stanno o no, ed è sempre no, infatti. Eh no, ma non devi fare così. Vigilarci intorno. Non lo so, Green, un giorno magari mi fai venire con delle tue amiche e mi fai spiegare come si fa. Ma le mie amiche hanno 12 anni, 15 quando va bene. Forse non è il caso. Forse non è il caso. Vabbè, no, dai, 18 anni ce le hanno, 18 anni ce le hanno. Chiama una balena, non so, una malena. Non ce la dici che la trova? Una balena? Malena. No, non la conosco. Conosco Valentina Nappi. No, vabbè. Mica sì, ci non è proprio il mio tipo la Nappi, però. La Nappi, l'estensione della Nappi, il VLC della Nappi. Vabbè, ci sta. Ma va bene. Tu quanti anni hai? Io ne ho 21. Ah, ok. Sì, sono un 2001. Sto 30-35. Sono molto molto giovane. Tu invece, bro, quanti ne hai? Io ne ho 27 quest'anno, a luglio. Ah, sei un 95. Yes. Hai un anno in meno di, Jody, vai ancora a ballare? Ma ogni tanto facciamo robe, ma in realtà io non sono mai stato uno che andava tanto a ballare, sai? Allora, Green, tu sai come è arrivato qua ospite oggi lui Alessandro? Credo non lo sappia nemmeno lui. No, infatti. Allora, un mese fa un mio follower, un mio sub mi dice Zanzara! L'ho crepeta! Stecchita completamente. Ah, pensavo ti avesse detto Zanzara il tuo follower. No. Cioè, era ancora decontestualizzato. Okay. No, non ammazzate Zanzara, che comunque non è bello, cioè è brutto. E in pratica questo mio sub mi dice ti mando una sorpresa a un ragazzo che vuole il tuo libro, insomma, che io ho scritto un romanzo, anche io sembro un coglionezzo, ma ho scritto anche un romanzo. E allora mi ha detto ok, però non ti dico chi è, chi sarà. Ed è arrivato oggi questa sorpresa, quindi io mi aspettavo una signorina. Ero tutto in completo come un animale. E invece arriva lui, che disastro. Vero, sì. Incredibile. Ci sta assolutamente. Va bene, Danco. No, è stato comunque un piacere averti qua. Magari organizziamo qualcos'altro insieme e addirittura... Ma aspetta, ma si vede la mia camera? Ah, sì. E organizziamo addirittura che diciamo proprio l'indirizzo, facciamo arrivare tutta la gente lì, facciamo un bel... Sarebbe figo. Sarebbe bel contenuto, dai, perché adesso ovviamente la gente non ha tempo di mettersi le scarpe, poi magari sono ragazzini. Se lo organizziamo bene, secondo me potrebbe essere divertente. Lo facciamo, volentieri. Facciamolo okay. Forte, va bene? Grazie. Ciao ragazzi, bene. Grazie. Ciao, grazie dell'invito. A presto. Ciao. Ciao.